Nulla da fare anche da Bergamo, il Pescara torna in Abruzzo a mani vuote e saluta, anche se non matematicamente, la massima serie. Solito copione per la squadra di Zdenek Zeman, che fa poco e il male al cospetto della rivelazione del torneo Atalanta, confermando così i limiti ormai noti. Sarà a questo punto davvero il caso di iniziare a pensare alla prossima stagione per programmare un torneo di vertice. Si comincia in un pomeriggio caldo di fronte a 18.000 spettatori, fra cui un centinaio di supporters abruzzesi sistemati nel settore di Curva Sud. Fra i padroni di casa fuori conti, Dramé, Berisha e Kurtic causa squalifica, biancazzurri privi di Vitturini, Pepe, Caprari, l'ex Stendardo, oltre a Gilardino e Bruno fermato dal giudice sportivo per una giornata. Recuperati almeno per la panchina Campagnaro e Bebek. Al sesto l'Atalantino Gomez se ne va in contropiede sulla sinistra, entra in area, conclude di potenza trovando la respinta con i pugni di Bizzarri. Gomez, il più reattivo nei primi minuti, al 14° trova così il gol con un tiro violentissimo dall'interno dell'area di rigore che non lascia scampo all'estremo biancazzurro. Solito reframe per il Pescara, che soffre l'aggressività degli orobici decisi a far dimenticare ai tifosi il 7-1 subito in casa dell'Inter. Al 17° splendida rovesciata di Toloi in area adriatica con il miracolo di Bizzarri che salva in angolo. I ragazzi di Zeman cercano di fare massa nella metà campo nerazzurra, ma l'Atalanta lascia davvero pochi spazi ai biancazzurri. Alla mezz'ora ci prova l'ex ascolano Petagna, che con un missile dai 18 metri non inquadra di poco lo specchio della porta di Bizzarri. Nei minuti finali del primo tempo il Pescara si propone con maggiore frequenza in avanti, senza però impensierire l'estremo atalantino. Nel secondo tempo si ricomincia con gli stessi 22 d'inizio gara e l'Atalanta all'attacco. Al quarto gli orobici hanno l'occasione per il raddoppio, ma Grassi dice no Bizzarri con una super parata. La squadra di Zeman resta così in partita, anche se l'inerzia del match è sempre la stessa, con i locali a menare le danze. Al 18° doppia sostituzione di Gasperini, che manda in campo Paloschi e Chessi per Petagna e Cristante. Cambia poco nello schieramento dei locali, che continuano a fare la partita. Al 20° ci prova Atebor per i locali, ma la sua conclusione non impensierisce Bizzarri, di gran lunga il migliore fra i suoi. Al 23° però il portiere biancazzurro non può nulla sul raddoppio di Grassi, che in area su perfetto servizio di Gomez mette alle spalle dell'estremo biancazzurro. Subito dopo esordio assoluto nel Pescara del 18enne centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly, che prende il posto di un impalpabile Verre. Gara l'Atleti Azzurri d'Italia già praticamente chiusa, con la squadra di Gasperini che non paga del 2-0 continua a spingere alla ricerca del tris. Al 34° c'è però un lampo di Benali, che in area atalantina fa tutto bene prima della conclusione deviata in calcio d'angolo. Il finale della sfida fra biancazzurri e nerazzurri vede l'ingresso in campo di Castanos e Bebek per Memusciai e Crescenzi prima degli ultimi giri di lancette, con l'Atalanta che colpisce al 37° una traversa con Paloschi e con il Pescara che con Bovo di testa al 44° crea un brivido a Gollini prima del tris firmato dallo scatenato Gomez. La gara finisce con il risultato di 3-0 per l'Atalanta, con il Pescara che esce dal campo ancora sonoramente battuto. Ora la sosta del campionato e poi di nuovo in campo all'Adriatico il 2 aprile per la gara con il Milan del Mai, come questa volta rimpianto Gianluca Lapadula.